Buonasera. Io preferisco partire, se mi permettete, da uno scritto. Grazie. È un'interrogazione che... c'è uno scritto che ho fatto sotto forma di interrogazione che spero che voi possiate passare alla Commissione Scuola, che se ne debba occupare direttamente, perché coinvolge direttamente le tematiche relative al sostegno e alla violazione dei diritti per i portatori di handicap. All'inizio dell'anno scolastico 2011-2012 molti bambini disabili con certificazione di gravità e necessità di sostegno elevata hanno subito una scelta che lede il diritto all'integrazione, la decurtazione o non assegnazione delle ore di sostegno come la certificazione richiede. Tale situazione si è venuta a creare anche perché, come rilevato dall'ufficio dedicato al servizio all'infanzia e al supporto disabili, per ogni bambino con un handicap certificato non è previsto un educatore a copertura né parziale né totale. Solo dopo l'inserimento del bambino a scuola iniziata, quindi ad un'attenta osservazione da parte degli insegnanti della classe, educatori e funzionari, l'ufficio preposto assegna le ore. Già lo scorso anno molte famiglie, dopo diffide e battaglie legali, e vede coinvolta chiaramente anche me, avevano costretto il comune nel mese di ottobre ad una revisione di bilancio sul tema dell'handicap per la scuola dell'infanzia. Dal mese di gennaio solo per alcuni bambini era stato possibile risanare la situazione. Rilevato che il diritto al sostegno dei bambini disabili è sancito dalla legge e la mancata o una minore attribuzione dello stesso rispetto alla reale necessità, secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa chiaramente, costituisce una grave inadempienza dell'amministrazione comunale e una discriminazione al minore disabile rispetto al diritto dell'integrazione scolastica, che si sostanzia in una tangibile situazione dichiarata quindi di svantaggio rispetto agli altri bambini. Chiedo quindi a voi consiglieri, se siate a conoscenza di questo fatto, di esprimervi a riguardo e con urgenza, quindi farvi portavoce presso il Consiglio Comunale di queste istanze. E qui vado ad elencarle. Assumere formalmente l'impegno di fornire un sostegno full time senza margini di discrezionalità per i bambini che ne abbiano diritto, compresi quelli inseriti nell'anno di saldatura. L'anno di saldatura è l'anno che vede la permanenza di un bambino all'interno nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Attribuire ai bambini muniti di certificazione di un sostegno corrispondente a quanto prescritto dall'accertamento della commissione competente e dalla successiva diagnosi funzionale, pena la vanificazione dell'operato delle commissioni all'uopo istituite. Assumere iniziative idonee ad evitare situazioni gravemente lesive dei diritti dei più deboli. Non utilizzare gli educatori per il sostegno e l'integrazione scolastica ad altri scopi. Conservare nella memoria storica le buone prassi per non cadere in errori di valutazione. Istituire un fondo di riserva nell'apposito capitolo di bilancio destinato e vincolato alla soddisfazione delle esigenze del sostegno dei bambini disabili. Ora io non so se ho ancora del tempo e se ho la possibilità di permettermi. In alto il tempo, però se deve aggiungere qualcosa brevemente. Non lo so, giusto una riflessione che vorrei poter condividere con voi. L'anno scorso, chiaramente, io sono qui come in qualità di cittadino e mi faccio quindi carico di un impegno che spero che gli altri consigli di zona si prendano, come dire, prendano in mano per poter gestire a più ampio raggio la situazione. Lo scorso anno, quindi, io sono mamma di un bambino, forse non l'ho ancora detto, di un bambino disabile, il quale è stato, come dire, attore, direttamente interessato nel taglio del sostegno. Nonostante la certificazione presentata e nonostante le diffide che dal sindaco, passando per tutti gli uffici competenti, sono stata obbligata a fare per veder reintegrare le ore al sostegno, quest'anno si ripropone esattamente la stessa situazione. Quindi l'anno scorso il reintegro è successo per qualche ragione, io ne intravedo solo tre. O sono una mamma particolarmente rompiscatole, o eravamo in campagna elettorale, oppure c'erano come dire, dei dati chiari, certi, che la certificazione riportava a grandi lettere. Quindi io chiedo di fare anche con voi un lavoro che, per carità, può essere anche un po', come dire, difficile, un po' problematico, duro per voi, scusate anche la mia durezza, però vi chiedo di trasporre l'handicap della mia famiglia alla vostra famiglia e chiedo a voi l'impegno e quell'urgenza che richiederebbe ogni buon genitore per il proprio figlio. Grazie.